Buonasera a tutti, Giovanni mi ha già presentato. Io vorrei iniziare il mio intervento facendo notare a tutti che il nostro partito questa sera ha mandato due donne a parlare di banca e finanza e quindi questo è un evidente segnale del cambiamento. È un segnale di fiducia ed è proprio dal concetto di fiducia che io vorrei partire questa sera per illustrarvi un po' i dati presenti. Allora, c'è stato un momento, un tempo, diciamo, in cui banca significava fiducia, era fiducia nella gestione e nel lasciare i propri risparmi all'interno di una banca. E già, insomma, come si presentavano le banche, come strutture solide e indissolubili. E anche fiducia nel posto di lavoro. Quanti giovani in passato pensavano di arrivare in banca e di trovare un posto che non avrebbero mai perso. Evidentemente, come è sotto gli occhi di tutti, questo è cambiato nel tempo. E purtroppo il sistema banca ha subito un profondo mutamento, difficilmente si tornerà alla vecchia e cara rassicurante banca di un tempo. Oggi diciamo che l'intermediazione creditizia ha lasciato il passo ad un nuovo modello di banca, molto più aggressivo e molto più veloce. Ovviamente è in linea con la multimedialità e con la tecnologia digitale e con margini di reddito molto minori. E all'interno di questo scenario non possiamo non raccontarvi, ovviamente non menzionare quello che Giovanni poco fa diceva, anche delle dichiarazioni di insolvenza di alcune banche, alcune anche illegittime non perché lo dico io, ma perché lo ha riconosciuto almeno in primo grado il Tribunale. E questo cosa ha determinato? Cioè, le persone si sono trovate da un giorno all'altro con le banche chiuse. Con le banche chiuse e senza sapere ovviamente la motivazione, perché non erano state rispettate le regole. E ovviamente gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Le persone hanno perso fiducia nel sistema bancario ed hanno portato via i propri risparmi. Si parla, e vi parlo di dati ufficiosi, ma sapete bene che i dati ufficiosi a volte sono più ufficiali dei dati ufficiali, si parla di 1 miliardo di liquidità portati via dai sammarinesi all'estero. Voi immaginatevi 1 miliardo di liquidità rimessi sul sistema, cosa comporterebbe? E quindi purtroppo inutile dirvi che questa situazione ha portato ovviamente uno scenario vicino al collasso. Vi vorrei ovviamente dare dei numeri generali che possano farvi capire la situazione sammarinese. E questi dati sono presi dalla relazione consuntiva di Banca Centrale del 2018. Abbiamo 1,5 miliardi di crediti dubbi lordi. Cosa significa? I crediti dubbi, per chi è meno tecnico, sono i crediti, ovviamente, i soldi che le banche danno e che però non garantiscono, ovviamente, sui quali non è garantito il rientro, anzi si ha dubbio di rientro. Di questi i crediti dubbi lordi ammontano, al netto delle rettifiche, quindi degli accantonamenti che le banche fanno, ammontano a 627 milioni. Di questi crediti dubbi le sofferenze ammontano a 576 milioni, che al netto ovviamente degli accantonamenti sono 239 milioni. Vi volevo dire l'NPL ratio. L'NPL ratio cos'è? È un rapporto tra crediti, per farvi capire la situazione del sistema, è il rapporto tra i crediti dubbi lordi e il totale dei crediti lordi. Ecco, è al 53%. Questo il dato è più che preoccupante, perché significa che più della metà dei crediti che le banche danno diventano di dubbio rientro. Ovviamente ha creato conseguenze negative sui profili di adeguatezza patrimoniale e di redditività delle banche. La raccolta diretta è diminuita da 9,1 miliardi a 3,6 miliardi, parlo dal 2008. La raccolta indiretta è passata da 5,1 miliardi a 1,6 miliardi, quindi parliamo del meno 56% per la raccolta diretta e del meno 68% per quella indiretta. Il patrimonio di sistema è passato da 1 miliardo 232 milioni a 328 milioni e questo ovviamente nonostante le ricapitalizzazioni che hanno riguardato soprattutto in particolar modo la cassa di risparmio. Le perdite nette dal 2008 al 2018 sono state di 861 milioni di euro e gli ultimi utili si sono registrati nel biennio, ovviamente parlo di dati generali,
nel biennio 2008-2009 con 95 pari a 95 milioni di euro. Dal 2010 invece si sono registrati risultati negativi per 956 milioni di euro. Ovviamente questo, il risultato di lordo di gestione è negativo dal fine 2017, negativo di 8 milioni e nel 2018 di 14 milioni. Il PIL del paese dal 2015 è diminuito di un terzo. Ecco, e purtroppo dal 2009 la massa amministrata è diminuita di circa il 50%. E questo ha determinato un ridimensionamento che ovviamente dai dati che vi ho illustrato è piuttosto evidente. E purtroppo questo ridimensionamento non ha trovato nella politica una capacità di pianificazione anche e soprattutto per riallocare le risorse che erano rimaste senza lavoro. Poi soprattutto ci sono state anche decisioni politiche di non lasciare come riservate a istituti finanziari determinate attività. Vi faccio un esempio su tutti del 2010, la legge sul trust. Quello che vi posso dire è che domani il Movimento ha le idee chiare di un progetto da portare avanti. Chi vi parla di una soluzione in questo diciamo, scenario abbastanza preoccupante, chi vi parla di una soluzione probabilmente mente, perché non si può parlare di una soluzione data in un giorno. Qui è necessario un progetto che richiede del tempo e una pianificazione. E quello che appunto vi dico è che il progetto, stiamo già lavorando su una strategia per portare a casa dei risultati, abbiamo già i contatti, abbiamo già le idee, e questo ovviamente stiamo lavorando in maniera seria per portare il benessere a favore di tutti e non a favore di pochi come finora è stato. E i progetti ovviamente nello specifico verranno illustrati dai miei colleghi. Io vorrei semplicemente farvi una panoramica generale su quelle che sono le principali criticità che poi approfondiranno appunto in seguito loro. E la diminuzione dei crediti fruttiferi, come vi dicevo prima. Ovviamente cosa è successo? Essendo negli ultimi anni a causa della crisi economica i crediti fruttiferi, quindi quelli che portano ovviamente attivi nella banca, questa diminuzione ha comportato la concessione di prestiti spesso e volentieri a clientela italiana. Clientela italiana che ovviamente andando in Italia avrebbe avuto ovviamente finanziamenti più favorevoli, considerato che ovviamente avendo finanziamenti della BCE sarebbero stati sicuramente più favorevoli. Questo cosa significa? Che spesso abbiamo preso anche clientela che non era, diciamo, ecco, mi avete tolto le parole di bocca, esatto, affidabile, con quello che poi ha determinato il problema maggiore per le banche, che è il problema degli NPL. I NPL cosa sono? Sono i crediti non performanti. E ovviamente l'ammontare degli NPL ha raggiunto livelli record, ma comunque, ecco, questo è un dato che ci tengo a dire, che sono in linea con la linea europea. I dati, diciamo, sono stati un po' sporcati da quelli che erano i crediti Delta, però ovviamente questo non è un dato positivo, ecco. E quello che bisognerebbe fare sicuramente è cederli e liberare i bilanci delle banche. I bilanci delle banche e come, e ovviamente le opportunità ve le illustreremo in seguito, ma quello che ovviamente è necessario anche valutare il discorso sul patrimonio, perché se le banche non hanno fatto le svalutazioni necessarie è chiaro che poi si può creare un problema relativo di patrimonializzazione delle banche. Un altro problema è il credito d'imposta, perché ovviamente è questo credito d'imposta di cui tutti parlano, e le banche ovviamente non stanno generando utili, quindi non stanno pagando le tasse. In questo momento ovviamente il credito d'imposta non crea un danno effettivo al bilancio dello Stato, però noi il credito d'imposta lo vogliamo guardare, studiare e valutare, non vi dico in termini di opportunità, però comunque potrebbero esserci degli sviluppi che stiamo valutando ovviamente all'interno dei nostri progetti e che potrebbero portare qualche beneficio, anzi più di un beneficio. E ovviamente finisco dicendovi, illustrandovi brevemente anche per non rubare tempo ai colleghi, sul discorso della raccolta della clientela diminuita, il livello di patrimonio delle banche che crea purtroppo più di una preoccupazione, ovviamente le valutazioni anche su un contingentamento delle banche si stanno effettuando, i ricavi dei crediti fruttiferi, le commissioni ovviamente sempre più basse, i costi della raccolta che sono ovviamente decisamente superiori rispetto a quello che è il mercato, e le spese amministrative, perché le banche
ovviamente andrebbero ricercate delle economie di scala per la gestione, ovviamente è attraverso delle strutture partecipate e per ridurre i costi delle spese amministrative. In ultimo vorrei, scusatemi, vorrei, tutti questi ovviamente sono voci di bilancio e poi quella che vi vorrei illustrare per ultimo è una voce fuori bilancio, che ovviamente è più dentro il bilancio però di quanto si creda, e sto parlando dell'etica. Purtroppo io credo che ci voglia anche etica nella gestione delle banche e molto spesso quest'etica è mancata. Se forse, e si sa, gli uomini sono deboli al denaro e quindi purtroppo abbiamo visto interessi diversi che non erano gli interessi della clientela che hanno preso mano. Quindi una migliore, possiamo fare, creare format di banca migliori, migliori che possiamo, però purtroppo se non diamo mano a, ovviamente a controlli efficaci e anche a sanzioni in quelli che sono comportamenti che non sono leciti, purtroppo ecco, il problema si ripresenterà. E un'ultima cosa e qui concludo il mio intervento. Sento spesso parlare, amici, colleghi, del fatto che ma ormai cosa c'è da fare, San Marino è finito, non c'è più nulla da fare. Ecco, io in questo non ci credo, perché una regola dell'economia, non è una regola che mi invento io, dice che si crea sviluppo dove il benessere non c'è più e non il contrario, ed è questo che noi vogliamo fare per il futuro. Ci impegneremo per creare sviluppo in questo paese. Grazie. Scusatemi, e ora passo la parola all'amica e compagna di viaggio Elisa Zafferani.